Ciao a tutti, come state? Oggi vi porto la ricetta di un dolce squisito tradizionale albanese chiamato baklava. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono per l'impasto, che una volta completato va lasciato fuori a temperatura ambiente per un'oretta, o meglio ancora in frigo per una notte intera, così la pasta sfoglia viene stesa molto più facilmente. Përshëndetje miq, sot ju sjell recetën time të baklavas, një recetë shumë e shijshme dhe shumë e shpejtë. Këto janë përbërësit që duhen për brumin. Brumi është një brum i butë që lihet në frigorifer një natë, është mirë për të hapur petat më kollaj. Come vediamo, l'impasto è abbastanza morbido. Lo lasciamo in frigo una notte intera. L'indomani si lavora. Prima di iniziare la stesura della pasta sfoglia, sciogliamo 200 g di burro con 200 ml di olio. Para që të fillojmë hapin e petave, shkrim 200 g gjalp me 200 g vaj. Ora iniziamo a preparare il baklava. Ci serve l'impasto per la pasta sfoglia, 400 g di amido di mais e 600 g di noci tritate. Per hapin e petave na duen 400 g di sheshte misri dhe për mbushjen 600 g arra. Come potete vedere, l'impasto lo dividiamo in quattro parti uguali. Si që shikoni, brumin e ndajmë në katër pjesë të barabarta. Stendiamo la pasta sfoglia fino ad ottenere questa grandezza. La cospargiamo con amido di mais, dopodiché li facciamo le pieghe in questa maniera. Pasita che mi hapur peton deri në këtë madhësi, e mbulojmë një seshte dhe i bëjmë palosjet në këtë mënyrë. Mos harrojmë t'i hedhim një seshte në çdo palosje. Una volta finite le pieghe, lo lasciamo riposare per qualche minuto. Pasim baro in palosjen e le menjan dhe vazhdojmë kshu dhe për tre topat e tjerë. Effettuiamo lo stesso procedimento anche per le altre tre paline. Finita la prima fase, ristendiamo le paline in questo modo. Grazie alle pieghe e questa stesura, la pasta sfoglia si suddivide in tantissimi strati automaticamente durante la cottura. Si shikohet, ky baklava është shumë i shpejtë, sepse bëhet hapja me palosjen e petave në këtë mënyrë. Thank you.
Io ho usato una teglia da 30 cm in burrata. La due ni tepsi 30 cm e l'uerme gialb. Per avere le dimensioni precise della pasta sfoglia usiamo la teglia per ritagliarla. Come potete notare, la pasta sfoglia ha iniziato già a suddividersi. Dopo il secondo strato di pasta sfoglia aggiungiamo uno strato di noci tritate. Pasit kemi shtruar dhe petën e dytë, shtrojmë arrat. Prima di iniziare a tagliare il baklava, accendiamo il forno in modalità statica a 250 gradi. Para se të fillojmë prerjen e baklavas, duhet ndezim furën që të ngrohet 250 gradë. Prima di infornare il baklava, aggiungiamo il burro che abbiamo sciolto all'inizio. Para pjekjes, shtojmë gjalpin e shkrirë më parë. Një baklava ne fusim në furë për pjekje, por duhet ulim temperaturën e furës 160 gradë, për një orë e gjysëm. Inforniamo il baklava, ma mi raccomando, abbassiamo la temperatura del forno a 160 gradi e lo lasciamo dentro per un'ora e un quarto, un'ora e mezza circa. Nel frattempo prepariamo lo sciroppo di zucchero con un chilo di zucchero e un litro d'acqua. Nel cotio baklava e apopicet, pregadisim shërbetin. Facciamo andare per 20 minuti. Shërbeti në zihen per 20 minuta. La prova per capire se è pronto è vedere se si è addensato. Kjo është prova që shërbeti është gati. Ecco qua il nostro baklava appena sfornato. Non ci resta che mettere lo sciroppo che ormai si è raffreddato. Baklavan sapo e hoqëm nga fura dhe i shtojmë shërbetin që ndërkohë është ftohur.
Ora non ci resta che gustare questo magnifico dolce. Veramente buono e friabile, si scioglie in bocca e poi pensare che è molto facile da preparare. Questa ricetta è veramente veloce. Se vi piace, ricordatevi di mettere like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, attivate la campanellina. Un bacio e un abbraccio, alla prossima ricetta.